In attesa di sviluppi sul fronte societario, il Bisceglie, reduce dal blitz esterno sul campo dell'Isola Liri, non è riuscito ad andare oltre il pari a reti bianche sul rettangolo di gioco del Gustavo Ventura nel match con l'Aprilia. Disposto in campo dal tecnico Claudio De Luca con alcune novità in formazione, come l'utilizzo contemporaneo dei due atleti del 97 Fanelli e Ngom e l'adattamento di Calilla al ruolo di terzino destro a causa dell'indisponibilità di Alberto Ivone infortunato, il collettivo nerazzurro ha stentato nel primo scorcio di gara, prestando il fianco alle iniziative dei laziali. Toto, al 15esimo, ha impegnato severamente vicino con un destro a giro su filtrante di Marchetti. Il portiere del Bisceglie ha sventato al 20esimo l'occasione più ghiotta di tutto il match per gli ospiti, uscendo su Bosi, lanciato a rete. Al 38esimo il primo sussulto nerazzurro, soluzione individuale di Volpicelli e sinistro, sull'esterno della rete. Nella ripresa, al 51esimo, tocco di Volpicelli per Balzano, che ha calciato dal limite, pallone deviato da un giocatore dell'Aprilia in calcio d'angolo dopo aver sfiorato di un soffio il bersaglio. 59esimo, cross teso di Volpicelli che costringe il portiere dell'Aprilia alla respinta in uscita. Il pallone è rimbalzato sui piedi di Ola, la cui deviazione verso la porta è stata nuovamente allontanata dai calciatori laziali. 62esimo, calcio d'angolo per il Bisceglie, sugli sviluppi del quale Balzano ha concluso, ma il pallone è stato respinto, molto probabilmente con un braccio, da un calciatore ospite. L'Aprilia ci ha provato al 69esimo con un sinistro insidioso di Cannariato su calcio piazzato. Vicino ha visto il pallone solo in un secondo momento, riuscendo comunque a deviarlo. Nel finale, da segnalare il debutto in Serie D dell'under valido. I nerazzurri non hanno avuto la forza per superare un Aprilia ben disposto in campo, conquistando comunque un pareggio che permette alla formazione del direttore sportivo Vincenzo De Santis di salire a quota 27 punti in classifica, aspettando buone nuove sul fronte societario.